Buongiorno ragazzi, questo è l'ostello dove ho dormito stanotte. Ieri non ho fatto video, ma perché sono stato tutto il giorno a recuperare il lavoro che avevo lasciato indietro. Questo è l'ostello. Qua c'è un'altra camera, qui c'è la doccia. L'ostello è tanta roba, parlo a bassa voce, parlo qua che così almeno sia ad oggi che domani prenderò i mezzi di trasporto. Meglio stare tranquilli, meglio non fare gli eroi, come ho già detto. Cavolo, però dopo una settimana di viaggio fare 3 giorni di stop e diciamo che non me lo sarei aspettato. Adesso andiamo e vi faccio vedere il tempio numero... cos'è? Il 22, il tempio numero 22, il tempio numero 23. Ho scoperto una cosa qua in Giappone: non esistono bar. E io, parlando appunto con una giapponese, qua praticamente non hanno punti di ritrovo, se non ristoranti. È molto curiosa la cosa, perché esistono solamente le macchinette. Se si vuole prendere qualcosa da bere, un caffè, una bibita, esistono queste. Nient'altro. Verso il 22 si sta di nuovo annuvolando, vedo. Infatti domani, anzi stanotte mettono pioggia, domani vento e freddo, quindi forse è anche un bene che domani sia coi mezzi di trasporto. Top, dai. Adesso stavo pensando, no? A tutti gli accessori della GoPro che mi ero portato dietro e che non ho più nessuno, perché la pettorina con cui ho fatto il primo video in cui in cammino l'ho lasciata in giro, perché dopo il primo giorno di cammino mi ha incominciato a fare veramente male la spalla, c'avevo un segno rosso grosso così. E mi aveva fatto parecchio male perché mi appoggiava proprio sullo zaino. E il selfie stick mi si è rotto dopo 2 giorni che l'ho utilizzato, e il Gorilla Pod della GoPro, sempre, mi si è rotto dopo mezza giornata di utilizzo. Ecco, io che compro le cinesate non prendo le robe originali GoPro. Però oh, ragazzi, la roba originale GoPro costa l'inferno. GoPro, se hai voglia di farmi sponsor o se hai voglia di mandarmi materiale per migliorare i miei video, sarei più che contento. Ma tanto so che sarà impossibile. Eccomi qua, sono adesso al tempio 22 e la persona che avete appena visto è il monaco del giorno in cui ho fatto la scalata del tempio numero 12, e pensavo di non lo rivedere mai più, ma invece eccolo qua. E ci siamo subito fatti la foto e tutto quello che concerne. Comunque questo tempio qua si dice che abbia una fonte, o comunque sia ci sia
da qualche parte questo latte bianco che ha poteri curativi, e tanti pellegrini vengono qua per apposta per questi poteri curativi che ha questo latte o questa fonte d'acqua, acqua che dovrebbe essere latte. Adesso non ho ben capito, nella guida è scritta in inglese ma non si capisce molto bene. Sta di fatto che ho provato a chiedere, ma per il problema che ho io ai piedi in questo momento, però non ne sanno niente, quindi questa guida non è del tutto affidabile, perché qua dice appunto che dovrebbe esserci questa fonte, ma io non ho visto nessuna fonte. Ok, adesso ci torniamo a dirigere verso la stazione. Ho salutato per l'ultima volta il monaco, che mi ha detto ha 42 anni e ne dimostra 25, e praticamente mi ha raccontato che lui fa 10 giorni di pellegrinaggio ogni mese per questioni appunto dell'essere monaco, e mi ha consigliato quando arriverò in Kochi di andare a bere il sakè, che loro sono molto molto famosi per la produzione di sakè, e sono molto curioso di assaggiare il sakè giapponese. Guardate quanto schifo. Eccoci qua, adesso vi parlo dal Tempio 23, appena fatto lo stampo. Devo dire che questo entra nella top 10 dei templi fino ad ora visti. Vabbè che ne ho visti 23, però entra nella mia top 10 assolutamente, perché è veramente veramente bello, su vari livelli, è abitato da monaci anche questo, non tutti sono abitati da monaci. Poi la vista è spettacolare. Leggendo adesso un po' la guida, la gente qua prega per la fortuna, per scacciare il malocchio. C'è scritto sulla guida, poi secondo me sono tutti uguali, ci sarebbero 42 scalini da fare per gli uomini, invece 33 scalini da fare per le donne, e in ogni scalino si lascia una piccola donazione per scacciare il malocchio, e quindi ogni più monete lasci, più sfortuna ti toglie. Questo è il senso. Ecco, questa è la mia camera per stasera. Sono un po' troppo alto per i giapponesi io. Adesso mi sistemo un attimo e faccio un giretto, probabilmente. Vediamo adesso, mi faccio una doccia al volo, che ho proprio bisogno di una bella doccia, e comincio a studiare il piano per domani. Mi è caduta la fotocamera per la prima volta e spero veramente sia l'ultima. Mi sono preso di un male, ma di un male, mamma mia.
niente, arrivare davanti all'oceano è sempre una bellissima emozione. È stata un'emozione fantastica quando sono arrivato alla fine del Cammino di Santiago davanti all'oceano, ed è una bella emozione arrivare adesso davanti all'Oceano Pacifico. E anche se non ho finito, sono appena all'inizio, però è sempre bello. Tornando indietro, praticamente mi sono ricordato di una cosa, dato che mi sono visto la statuetta della tartaruga che è praticamente qua dietro. E la spiaggia che avete appena visto praticamente è famosa in questa zona perché vengono a nidificare le tartarughe. Allora, cosa inaspettata, dopo che siamo usciti dal Family Mart, che ovviamente il ristorante non abbiamo trovato, e allora abbiamo deciso di andare a mangiare qualcosina al Family Mart, io e la ragazza americana. E niente, siamo usciti, abbiamo guardato verso il tempio, è tutto quanto illuminato. Adesso un bel giretto ci sta assolutamente. Buonasera, eccoci qua. Beh, figo, eh? Bello, il tempio, così, bellissimo. Io sono dovuto ritornare subito in ostello perché dovevo caricare il video del terzo giorno. E in più avevo un bellissimo appuntamento telefonico con una giornalista del Messaggero Veneto. Ha voluto fare un articolo su di me. E penso che per quando uscirà questo video qua ci sia già l'articolo scritto. Vi lascio qui sotto in descrizione il link, e con questa notizia bomba qua io è tempo di chiudere, quindi vi do la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Good night!